Territorialmente nell'area del parco è essenziale per noi che il Malpino, ma anche per il parco, perché un parco non deve essere un'area mummificata, ma deve essere un'area vissuta per chi ci abita. Con il sodalizio, quello del CAI, che si può dire antico, 145 anni. Cos'hanno in comune il CAI e parco? Che non era possibile recuperare i sentieri che oggi si possono fare. Stanno riprendendo nuova vita e quindi per loro io direi un applauso ai più giovani qui davanti, solamente. Vicepresidente Martin e al sindaco Daron, dentro c'è il Codex Beruensis, volare anche questo di ringraziare Benedetto XVI di aver voluto così. Adesso Gianni Polognato me lo consegna e gli
siamo in casa e quindi ecco, e agli altri poi lo daremo, diciamo, tramite le... Quando ti sei fatta questa pallina, sai cosa? No, io la ripresa dall'aria è quella. Appunto, l'acqua, il ritorno, l'acqua. Ora le 7 stasera. Sì. Ciao Teresa! Ciao bello! Ciao! Vediamo! Sembra qua, lasciate le cose, occhi a comprete! Tutto bene? Sì! Porco giù, là! Carlone, vedo che non la dica! Non ha importanza, basta parlare! Vedo che non paga mai le tasse! Parla, basta parlare, ciao! Sì, e sentes che sei in riposo adesso? No, sono in ferie per 2 mesi! Ecco, figurati qua. Guarda, ma io non sto a portare mai 6 cambi, sta la pasta. Ciao. Non sai mai di mano da su, vedi? Tante grazie. Prego. Misia! Ma lui che piena! Sì.
bene, fa fortuna perché non c'è vado di qua, Ali, ascoltami. Ali. Ecco, ma insomma, pensavo di trovarlo, vado indietro, le prendo adesso. Allora, dove sei? Sì, ok, spioncina, puoi stare un po' zitta ogni tanto. Ok, allora, ho un'idea. Adesso arrivo da dietro e lo prendo. Non basta, vogliono di più. Ancora? Allora ti faccio un numero super sensazionale. Quale? La Foca Monaca. Qual è? Al. Questo non è il numero. Ok. 2, 1, 2, 3. Bla. Il numero della Foca Monaca. No! No, un'altra. Vabbè. Pronto? Pronti? 1, 2, 3. Mi raccomando, parli di verdura. Vai tranquillo. 3, tutta tua. Hola. Pronto? Sei pronta? Attenti più indietro perché questo numero è pericolosissimo. Queste clave sono d'acciaio. Vai più indietro o mettiti il casco. Mettiti il casco. Bravissimo. Pronti? Siete pronti? Attenti che adesso vi faccio vedere tutto il mio repertorio con le tre clavette. Wow. Musica maestro, andiamo, uscia, io vado. Bravo raccante, e do, 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 mi dico alto. Sono un po' meglio. Oh no. Forse è il caso nostro, e vai. Si va al. Arrivo al. Vada, al. Oh, ma dai. E vai. È il numero ecologico. E uno, e giù, solo. Ed è per me una cosa molto importante perché, come è noto, io sono però. Questo posto è di Rivamonte a Gordino e deve essere il cuore della città di Rivamonte e di tutti gli agordini. Per questo abbiamo voluto questo posto, tra le persone che fanno bene. Buon lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti. Il cuore di Rivamonte festeggia quest'anno 10 anni di servizio parrocchiale. È stato per noi un cammino di crescita, consapevolezza, di presa di coscienza e anche di responsabilità. Far parte di un gruppo è come un po' come un matrimonio.
accettarsi ed anche a volersi bene. L'obiettivo comune è un potente incentivo per superare le difficoltà che si incontrano lungo la strada. Perseverando sempre, i risultati non possono arrivare, non possono mancare. Un grazie di cuore al maestro Michele che in tutti questi anni, con pazienza e disponibilità, ha saputo trarre il meglio da ognuno di noi e portarci a guardare al di là, al di sopra di qualsiasi problema. Vi ringraziamo altresì per l'opportunità offertaci di cantare oggi nell'ambito di questa stupenda manifestazione. Ora passiamo al nostro primo canto. In questa società che corre sempre più veloce, abbiamo spesso per scontato di avere tutto subito a disposizione. Non è però così per tutti. Ci sono per esempio popolazioni che percorrono chilometri per poter trovare un canale. San Francesco ci insegna l'atteggiamento di umiltà, di amore e gratitudine che sarebbe bene avere nei confronti di tutte quelle cose di cui possiamo vivere. Impariamo dunque a ringraziare e rispettare questa meravigliosa natura che ci ha.